benvenuti in un nuovo video. Oggi faccio un video molto molto particolare, perché vi andrò a mostrare dei pensierini che ho ricevuto da varie persone, da vari familiari, come mia mamma, l'amica mia Greta, ciao Vita, ciao mamma, e anche dalla vicina di casa, ciao Anna, che mi hanno fatto questi pensierini, così ho ricevuto questi pensierini random, ecco, e volevo mostrarveli. Poi avevo fatto anche qualche acquisto, ma di acquisto c'è poco, c'è più pensierini che acquisti, e quindi vi volevo mostrare questi pensierini che mi hanno fatto, anche per darvi a voi uno spunto, un'idea per quello che vi può servire. Volevo condividerli con voi questi pensierini, perché sono veramente veramente belli, mi sono piaciuti tantissimo. Poi va bene, sono andata anche nei negozi e ho comprato anche qui qualcosa, poco ma qualcosa. Ma prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al mio canale, attivare la campanellina per non perdere i prossimi video, seguirmi su Instagram, su TikTok e anche sulla mia pagina Facebook, perché lì metto anche le foto sulla pagina Facebook. E c'è una novità su YouTube, potete vedere questo trucco qui che ho adesso in uno shorts, perché sto iniziando a imparare a fare gli shorts, perché ancora non ho ben capito come farli, quindi i primi shorts saranno un po' però piano piano imparerò, quindi lì potete vedere magari come ho creato questo trucco. Poi il risultato finale lo vedete adesso, e anche sulle foto su Instagram, quindi seguitemi anche lì. Poi se volete sostenere il mio canale, che vi piace il mio canale, che vi fa piacere i contenuti che porto, le cose che porto, qui sotto nella barra del video trovate questo cuoricino qui. Se voi cliccate lì potete donarmi qualcosa, mi farebbe tanto piacere, per ingranare un po' anche il canale e potervi portare altre cose, altri video bellissimi. Mi farebbe tanto piacere. Ma bando alle ciancio, e chiusa parentesina, andiamo a vedere che cosa mi hanno regalato i miei amici in generale. Eccomi qua. Allora, qui ho veramente tanta tanta roba, io non vi posso far vedere la roba che ho qui, perché comunque sono cose voluminose, ma partirei da una cosa che mi ha regalato due ragazze, che saluto. Purtroppo non mi ricordo i nomi, perdonatemi, però le saluto lo stesso, grazie mille. È un'amica di mia mamma, che conosco anch'io, lei vede sempre i miei video e spero che gli faccia piacere che mostro anche il suo pensierino, e anche la sua sorella. La ringrazio tantissimo a tutte e due. Allora, da Acqua e Sapone c'era la promozione, dato che c'era la festa dei nonni, che se tu andavi ad acquistare qualcosa da Acqua e Sapone ti regalavano delle tovagliette, e infatti loro non gli servivano e l'hanno regalate a me. Appunto, c'è scritto casa dei nonni e tutta questa bellissimo disegno con il cupcake, adesso lo faccio vedere un po' meglio, i cupcake e le caramelle, e c'è scritto qui si viziano i nipoti, e ce ne stanno due, le andiamo a vedere, quali sono, se sono uguali oppure sono diverse. Sì, sono identiche, praticamente doveva essere uno per il nonno e uno per la nonna, praticamente, però io li utilizzerò da quest'altro lato qui, perché purtroppo io i nonni non ce l'ho, pazienza, però comunque è utile lo stesso per andare a fare dei lavoretti, poi dietro è bianco e quindi utilizzerò questa parte bianca, però li ringrazio tantissimo perché mi servivano tantissimo. Grazie mille. Parto dal regalo della mia vicina di casa, Anna. Ciao Anna, grazie. Mi ha regalato un paio di scarpe veramente meravigliose. Le cercavo tantissimo queste, ma non le trovavo, e Anna mi ha salvato, mi ha aiutato a prenderle. Diciamo che lei ce l'aveva, erano sue, non le usava più, e le ha regalate a me. Nuove nuove, ha detto che la usate una volta sola, poi non la usate più. Sono queste scarpe qui, cioè guardate che spettacolo. Queste scarpe io le utilizzerò soprattutto sotto la gonna, perché mi piace tantissimo l'effetto che fanno queste scarpe sotto la gonna. Hanno questa suola così trasparente,
gialla, diciamo, un po' giallognola, e è di pelle, finta pelle ovviamente, e ha i lacci ed è veramente bellissima. Devo ancora provarle, è il mio numero, il 40, ma penso che mi sta, perché comunque la pianta del piede vedo che è molto molto grande. Queste qui è anche, se non erro, è anche maschile, questo è unisex, quindi anche i maschietti le possono utilizzare, ma anche le donne. Veramente bella, mi piace tantissimo. Grazie Anna, mi hai fatto il regalo più bello che potessi mai immaginare. Troppo troppo belle, cioè stupende. Queste ovviamente si possono trovare ovunque, penso. Io non l'avevo cercate su Shein, ma non le ho trovate come queste. Ce n'erano altri modelli, ma io le volevo proprio semplici, tacco basso, scarpa nera, semplici semplici, mi piacevano molto semplici. Queste le vedremo in un video lookbook, perché ho intenzione di creare un video lookbook, quindi preparatevi, restate connessi, perché ci sarà un video lookbook. Andiamo avanti, allora vi faccio vedere i regali di mamma, perché mamma mi ha fatto dei pensierini veramente belli, la ringrazio tantissimo, cioè mi fa sempre dei pensierini meravigliosi. Un attimo solo che cercavo, ecco qua. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è una cosa un po' così, un po' particolare. Allora, a me mi piace collezionare le boccette di profumo. Io più che il profumo in sé, mi piace proprio la boccetta. E mamma sa l'amore mio per i teschi, e anche perché io faccio YouTube e tutto quanto, mi ha regalato questa boccetta qui, ovviamente vuota, ce n'è proprio un goccino dentro. Questo qui era di un suo collega che gliel'ha passato e l'ha regalato a me, insomma, è bellissimo, guardate che bello. È della marca Police, però non so di quale... ma sì, penso che sia Police la marca, non lo so. Comunque questa la conosco come marca, però non mi ricordo chi è che l'ha fatta. E ha questi ha queste cuffie che hanno gli spuntoni, come vedete, eccola qua, e c'ha, come vedete, gli spuntoni. E l'erogatore doveva avere anche un tappo, ma non ce l'ha, però è un teschio, io adoro i teschi, quindi top, grazie mamma. Lo metterò sicuramente in esposizione da qualche parte, bellissimo. Poi mi ha regalato delle ciabattine, che non bastano mai le ciabattine per adesso che è inverno, e aveva trovato queste alte, lei l'aveva comprate, io l'avevo vista, ho detto oh, che belle mamma, il giorno dopo l'ha comprate pure a me, va bene, ok, io non gliel'avevo chieste, però è stata gentile e me l'ha regalate. Sono queste qua, lei me le ha fatte provare, quindi si è aperto tutto il sacchetto, tutta la carta, per vedere se ovviamente mi stavano oppure no. E sono queste qua, guardate quanto sono belle, troppo troppo belle, hanno la zeppa proprio alte, queste sono comodissime, sono bellissime, hanno questo cuoricino qua, eccolo qui, e sono morbidissime, troppo troppo belle, veramente belle, molto carine per andare in giro in casa, veramente belle, mi piacciono tantissimo. Poi mi ha fatto un altro pensierino, questo qui glielo avevo chiesto io, le scarpe me l'ha regalate lei, ma questa gliel'ho chiesta io, una volta ogni tanto gliene chiedo una, lo so che non dovrei, perché ovviamente anche lei ha problemi money honey, però qualche volta lei me li fa questi pensierini che chiedo io. Avevo visto, eravamo andati da un cinesino in un negozio, e avevo visto questa borsa, mi piaceva, però costava, l'avevano scontata a 9 euro 8 euro, non mi ricordo, e però era rimasta l'ultima e anche un piccolo difetto, quindi gli ho chiesto al commesso, gli ho detto per favore fammi un favore, dato che mi fa un pensiero mia mamma, fammela scontata, me l'ha messa a 5 euro. Allora, questa borsa l'ho modificata, perché quando l'ho vista mi piaceva il modello, ma quello che c'era sopra non mi piaceva. Adesso ve la faccio vedere. Allora, la borsa in questione è questa qui, eccola qui, rossa, e come vedete questa diciamo forma qui ricorda tantissimo la borsa di Chanel. Io adoro questo tipo di modello di Chanel, io ne avevo una parecchio tempo fa, ne avevo comprata anche un'altra, però non era proprio così, e io adoro, adoro troppo, è grandissima, come vedete, cioè entra giusta giusta nell'inquadratura, ha la catena con
una parte con la pelle, perché questa si può mettere sia a tracolla ma anche doppia, si può utilizzare in due modi, è fatta così. E come vi dicevo, ha un piccolo difetto, ma è piccolo proprio, qui si è un po' spellato, non so se lo vedete, qui si era un po' spellato, e quindi vi ho detto, dato che anche c'è questo piccolo difettuccio ed era l'ultima, me la sono fatta mettere a 5 euro, grazie un bel po' anche al commesso che è stato un complice. Come vedete qui, si vede proprio, purtroppo c'è un'acciaccatura, come vedete c'ha dei buchi, perché qui c'era un disegno. Vi lascio qui la foto, così potete vedere com'era fatta la borsa prima, e infatti come vedete dalla foto aveva questi fiorellini qua che andrò a utilizzare per fare un portachiavi, perché comunque questi fiorellini non sono niente male, sono molto carini, e quindi andrò a fare un portachiavi da abbinare, perché non ho avuto tempo di farlo. Comunque voglio riutilizzarli, un portachiavi per andare a metterlo sulla borsa, lo andrò a mettere in un lato della borsa in maniera tale da non sprecarli, da non buttarli via. Così, anche se non ha perché erano tutti qua come avete visto dalla foto, però non mi piaceva proprio, cioè mi stonava questi fiori messi così, e quindi l'ho voluta modificare. Ho chiesto a mamma se potevo farlo, lei mi ha detto fai quello che vuoi, e l'ho modificata, e così mi piace molto di più perché è più semplice ed è bellissima. Io la userò per metterlo anche quando mi vesto leopardata, perché il rosso leopardato ci sta benissimo. Quindi grazie mamma per questi bellissimi pensierini, grazie di cuore, sono veramente belli, mi piacciono tantissimo. Passiamo dai pensierini che mi ha fatto l'amica mia Greta. Ciao Greta, ciao vita, grazie di cuore. Allora, lei mi aveva dato un regalino, un pensierino, mi aveva dato 5 euro da poter spendere come volevo, e io, dato che mi servivano dei prodotti per il corpo, diciamo, sono andata da Risparmio Casa e mi sono andata a comprare dei prodotti, e ringrazio tantissimo, grazie vita, mi ha salvato pure qui, anche lei mi ha salvato. Allora, intanto che un attimo, eccomi qua, scusate, sono scomparsa. Allora, sono andata a prendere i cotton fioc, che costati non mi ricordo perché non ho lo scontrino, purtroppo l'ho perso. Comunque sono costati 90 centesimi, 80 centesimi, non mi ricordo, comunque pochissimo. Sono semplici cotton fioc, con 200 cotton fioc all'interno, perché mi sono finiti, e grazie a lei me l'ha fatta ricomprare, è stata veramente un angelo. Poi ho preso questo qui, ne ho presi due, uno lo sto utilizzando e questo qui lo tengo di scorta. Questo è un sapone sia per le mani che per il viso. Allora, dato che io non ho lo struccante, non uso lo struccante perché mi dà irritazione alla pelle, non so perché, ma ho provato vari struccanti, ma di tutte le marche, diciamo, anche quelle più buone, quelle meno buone, mi pizzicano sempre il viso, poi mi seccano la pelle, non ce la facevo proprio a utilizzarli. Ce n'è uno che un po' funziona, della Garnier, però quello a trovarlo bello pienozzo che mi dura è un po' una fatica. Allora ho deciso di andare a optare per questo qui, questo sapone qui della marca Luxury, questo qui sempre da acqua e sapone. Questo qui ce l'aveva anche l'amica mia a casa sua, ce l'aveva con un'altra fragranza, io ho preso fragola e vaniglia, lei aveva limone se non mi ricordo male, e quando sentivo l'odore che andava a casa sua e usavo questo profumo, questo sapone, ho detto Gre, dove l'hai preso, perché lo voglio anch'io. E lei mi ha detto che l'aveva preso a questo sapone, quando mi ha regalato questi soldi sono andata subito a prenderlo. Quindi questo qui va bene sia per le mani ma anche per il viso, mani e viso. L'ho provato per struccarmi e devo dire che è stato una svolta, perché idrata la pelle, qui infatti c'è scritto proprio per una morbida idratazione, vitalità e freschezza della tua pelle, anche del viso. Quindi questa qui io la uso per struccarmi, anche per struccarmi la sera, vado lì con il pad riutilizzabile, vado a sciacquarmi la faccia, insaponarla, poi col pad vado a mettere un altro po' di sapone sul pad, chiudo gli occhi ovviamente perché sennò mi ciego, vado a togliere il trucco, e questo toglie anche quel waterproof, cioè ha tolto di tutto,
è top e non mi ha fatto irritazione, sento la pelle liscia, ottima. Io ve la consiglio, se non volete ovviamente utilizzarla come faccio io, come struccante, la potete utilizzare tranquillamente per le mani, perché questa qui è stata proprio una svolta per me. Grazie Greta, grazie di cuore, ho voluto spendere un po' più di paroline per questo sapone, perché veramente merita, mi ha salvato Greta, così almeno ho anche la scorta. Poi l'ultima cosa che ho preso con i 5 euro è questo sapone, l'ultima cosa che ho preso con i soldini che mi ha regalato sono queste salviettine che prendo sempre. Io ho iniziato queste qui, che erano quelle che ho preso da Tigotà, se non mi ricordo male, sì, da Tigotà, Sweet Whippers, le sto per finire perché sono solo 72, queste sono 110, quindi queste qui le finirò un po' più in là, quindi ho voluto approfittare e prendere queste qui. Costate, queste qui me le ricordo 1,20€, 1,19€, 1,20€, adesso non mi ricordo. Comunque sono tantissime, 110, quindi a voglia. Sono nell'aloe, perché l'aloe è buonissima, e quindi grazie, ma veramente salvato anche in questo campo qui, cioè veramente un giorno stipiterò, perché è stata veramente gentile. Grazie vita, grazie di nuovo. Poi finisco di ringraziarla dopo, perché vi faccio vedere le ultime cose che mi ha regalato. Dato che lei stava sistemandola, insomma, la sua stanza, la sua casa, aveva delle cosine che non gli servivano e ha pensato a me, e quindi la ringrazio tantissimo, e mi ha regalato questo bellissimo specchietto, tra virgolette, luce, uno specchio con la luce. Questo qui, se si mette le pile e si accende, fa l'effetto mirror, cioè sarebbe lo specchio dentro lo specchio dentro lo specchio, quando uno mette uno specchio davanti a un altro, che fa l'effetto di profondità, ed è bellissimo. Io ho anche la nuvoletta, e lei mi ha regalato questo unicorno, troppo bella, grazie vita. Io lo metto, io ho già trovato un posto, lo metto dove ci stanno i trucchi, perché è veramente bello, fa scena, troppo bello, grazie. E poi dato che lei ha comprato per lei, diciamo, un altro contenitore per i gioielli, per mettere i gioielli, c'era questo qui, che questo qui veramente, io questo qui lo terrò veramente stretto, grazie vita, te l'ho detto anche quando me l'hai regalato. Questo qui io, quando andavo a casa sua, lo vedevo sempre, mi è sempre piaciuto un pochino, mi piaceva come soprammobile, e quando me l'ha regalato sono rimasta veramente felice, non me lo aspettavo. È questo mobiletto qui, fatto ovviamente di carta, interamente di cartone, e praticamente dovrebbero essere quelli che si regalavano anche con le bomboniere. Tanti anni fa si facevano questi bellissimi regali, penso, adesso io non so chi gliel'ha regalato, ve lo faccio vedere intero, è fatto così, non si vede per niente, ve lo faccio vedere a pezzi. Allora, qui davanti ha questo fiocco, questa ghirlanda, non so che, non ho spazio per farmi vedere, casca tutto, perfetto, faccio così, vi faccio gli zoom, perché sennò non ce la faccio a farveli vedere. Allora, questo punto qui ci sta questo fiocco, questa ghirlandina, molto carina, elegante, guardate quant'è bella. Poi qui ha una mensolina, diciamo, tipo quelle dei salotti, delle cucine, troppo bella, ma in versione mini. Qui ci si può mettere i profumini, ci si può mettere dei piccoli oggetti, troppo bello, con questa vetrata, che questa qui è veramente di vetro, penso che sia vetro questo, guardate, sì, questo è vetro, bellissimo, bisogna stare attenti infatti, ed è bellissimo. Poi qui davanti ha questo scomparto che si apre, eccolo qua, che si apre e ha questi scomparti, due cassettini, questo è un cassettino che è vuoto, poi quest'altro cassettino, qui c'è un altro cassettino, anche questo vuoto, e qui invece c'è un sportellino, non c'è un cassettino ma c'è lo sportellino, dove io sono andata a riporre questa croce qua che mi ha regalato,
queste croci, queste qui, collanina con la croce, che mi piace veramente tanto, quelle che usano anche i preti, queste cose qui, insomma, è veramente bello. Io questo qui lo tengo, lo conservo, perché mi porta un po' di protezione, grazie Gre, mi ha dato veramente questa bellissima, la conservo e la metto nella cassettina. Prima l'avevo messa qui, ma poi adesso lo voglio mettere nella cassetta perché è meglio, così si chiude. E appunto qui ci abbiamo questa parte che si apre e poi si chiude, troppo bella. Mentre qui abbiamo tre cassetti che adesso vi faccio vedere uno per uno, perché dentro ci stanno degli oggetti e sotto è fatto così, semplice, molto molto bello. Grazie vita, è veramente bello. Adesso me lo metto da una parte e vi faccio vedere cassetto per cassetto. Nel primo cassetto ho messo questi qui, perché lei me l'aveva messi in un sacchettino, ma li ho messi qua perché questi rimarranno qui dentro. Adesso vi faccio vedere un po' meglio così. Ecco qua, qui ci stanno degli orecchini. Allora, mi ha regalato questi orecchini qua. Un attimo che li streccio perché sono tutti intrecciati, purtroppo. Dopo semmai troverò un'altra sistemazione. Eccoli qua, questi che li ho dovuti modificare perché avevano un gancetto rotto e io l'ho modificato, l'ho messo così. Eccoli qua, veramente belli, grazie Gre. Questi li sfrutterò tantissimo, troppo belli. E appunto sono due, io ci ho messo il gancetto, diciamo, la monachella. Eccoli qua. Strike. Ecco, così è meglio, così li vedete un po' meglio. E sono veramente belli, mi piacciono tantissimo. Eccoli qua, sui toni del nero e il grigio. Troppo belli. Poi mi ha regalato questi altri orecchini qua, questi sui toni del rosa, troppo cute, troppo belli, mi piacciono anche questi tantissimo. Faccio vedere uno, poi vi faccio vedere la coppia. Eccoli qua, rosa, bellissimi. Non so se riesco a metterli sul mio. Ecco, facciamo così perché sennò mi cascano di nuovo. Eccoli qua, questi sono gli orecchini, troppo belli. Mi piacciono tantissimo, veramente belli. Poi mi ha regalato questi due cerchietti con le stelline, questi sono veramente carini, adoro. Adoro tantissimo e sono fatti così, ve li faccio vedere insieme. Eccoli qua, guardate quanto sono belli, non vedo l'ora di utilizzarli. Sono troppo belli, bellissimi, sono bellissimi, non c'è niente da fare. E infine questi due, quelli più grandi, io adoro gli orecchini grandi, che poi vedrete che ce ne saranno altri di più grandi. Questi qua, ve li faccio vedere uno, poi ve li faccio vedere insieme. Eccoli qua, sui toni del blu e dell'azzurro, che secondo me ci stava bene anche con questo outfit, solo che è con base argentata, qui manca un brillantino, ma non fa niente, non importa, quello ci si può aggiungere, si comprano brillantini e si aggiunge, non c'è problema. Ma sono veramente belli, eccoli qua, ve li faccio vedere insieme, troppo belli. Grazie vita, grazie di cuore, veramente belli. Adesso passiamo al secondo cassettino. Sul secondo cassettino, allora facciamo così, sul terzo, vi faccio vedere direttamente il terzo perché c'è solo questa collanina ci ho messo. Questa è una collanina tribale, veramente carina. Allora io sono un amante di queste collanine qui tribali, un po' indianeggianti, un po' orientali, un po' di varie etnie, ecco. E quando io già ho una piccola mia collezione, quando le trovo anche io in bancarella, le prendo sempre. E questa è una di queste, una di quelle collane un po' tribali, un po' etniche, veramente bello. Ha questo corno, diciamo, e queste pietre così, veramente bella, mi piace tantissimo. Io queste non le uso ovviamente perché non è che ci vado in giro, però mi piace tenerle appese come decorazione. Io ce ne ho altre e le metto come quadri, diciamo, troppo belle. Grazie vita, hai allargato la mia collezione, troppo bella. E nel secondo cassetto abbiamo quest'altri super mega cerchioni,
orecchini giganti che vi faccio vedere uno per uno. Allora, ci sono questi che sono enormi, ma sono veramente belli. Eccoli qua, io li avevo anche sottili, ma purtroppo uno l'ho perso. E questi qui io li uso tantissimo, io quelli grossi, a me quelli grandi mi piacciono tantissimo. Non metto né collane né niente, metto solo orecchini giganti e via. E si va a camminare, a passeggiare, troppo belli. Fatti così. Grazie, vita. Poi questi sono meravigliosi. Questi sono stupendi. Con il flash. Oh mamma. Con il flash. Veramente belli. Questi da mettere con un outfit sportivo. Con le scarpe quelle di Anna. E con questi, con un vestitino sportivo nero, ci sta benissimo. Grazie vita, li userò tantissimo, troppo belli. Poi questi qua, anche questi con il flash, con il fulmine, guardate quanto sono belli, argentati, questi sono spettacolari, troppo troppo belli, adoro, adoro tantissimo, e anche oggi mi cascano tutti, adoro tantissimo, troppo belli, guardate, non si vedono per niente, eccoli qua. E gli ultimi io ce l'ho in versione dorata e lei me l'ha dato in versione argento. Top, sono contentissima. Sono questi qua. Questi qui sicuramente qualche volta me li avete visti indossati dorati e me li ha regalati anche argentati. Perché l'avevamo presi nello stesso negozio. Veramente belli, cioè sono stupendi. Grazie vita, grazie di cuore per questi bellissimi pensierini. Veramente apprezzati. Grazie, grazie, grazie. E li terrò, li custodirò gelosamente come tutte le cose che mi regalano. Ma adesso andiamo avanti e vi faccio vedere le cose che ho acquistato io, il mio micro haul. Allora, parto da le cose che ho preso alla bancarella, perché sono passata a una bancarella, volevo qualcosa di antico e ho trovato queste cose qui. Veramente belle, pagate 1 euro massimo 2 euro, adesso vi faccio vedere che cosa ho preso. Allora, mi organizzo, ho preso questo astuccetto qui della Carpisa, questo qui è della Carpisa, eccolo qua, vedete? Ed è un astuccetto, come vedete non è fatto benissimo, ma quando l'ho visto me ne sono innamorata, soprattutto per questo fiocchetto qui. Pagato 1 euro, ho detto per 1 euro ne vale la pena, tanto lo finisco di utilizzare e poi amen. Quando ha finito il suo percorso lo si getta. Però intanto ancora è buono, dentro è in ottime condizioni, io gli ho dato una lavata. Tutte queste cose le ho lavate, disinfettate e lavate per sicurezza, perché erano in questa bancarella un po' così. Ed è bellissimo, cioè veramente bello. Ha una taschina anche all'interno, quindi si può utilizzare anche come pochettina, diciamo, si può portare in giro anche come pochettina. Io questa qui sicuramente la utilizzerò anche quando devo andare a fare la spesa sotto casa, mi porto direttamente questa con il cellulare, non ci sta. Sì, ci sta anche il cellulare, guardate, ci sta anche il cellulare, top. Ed è carinissima, questa la adoro, anche se non è nuova de pacca, però... Anche a me piace tanto le cose vintage, le cose usate, quindi io le finisco di utilizzare e poi magari le compro nuove. Poi ho preso questa cosa qui, vi faccio vedere questa. Allora, questa è la scatola, ce l'ho messa io, perché l'ho voluta mettere in questa scatola perché dopo lo voglio, intanto che ancora non la uso, la voglio conservare. Aveva un sacchettino così, era dentro un sacchettino a caso e l'ho voluta mettere dentro questa scatola. Trovata a casa mia e all'interno ho messo questo qui che ho trovato sempre alla bancarella a 1 euro ed è un cavalletto per il telefono, però da macchina, dato che ha questa parte molto piccola, però comunque si può appoggiare, si può modificare perché è snodata, mi poteva essere utile per quando voglio fare dei video in posti magari dove il cavalletto proprio non ce la faccio a metterlo, o quello a tre piedi, perché, o quello morsetto, perché purtroppo in alcuni posti non ci riesco. Questo c'ha la ventosa, si piega qua, fa attrito e rimane fermo dove
parte sperando che il telefono non pesi e non cade, lo mettete in maniera tale che non cade e si può fare i video. Ovviamente lo userò solo per TikTok, perché per così non so se c'entra, forse sì, se c'entra, sì, no, non c'entra, per così non c'entra, dovrò metterlo solo per così. E quindi lo utilizzerò solo per TikTok oppure per gli shorts che sto iniziando a fare. Poi c'è questa rotellina che appunto va a chiudere qui, è veramente carina, veramente utile, insomma, per chi ha la macchina questo qui io lo consiglio anche per il navigatore, molto molto utile. Per un euro ho detto vabbè, me lo prendo e lo uso perché mi può essere sempre utile. Poi penultima cosa, ho preso la bancarella, perché poi ho preso altre due cose in altri negozi, ho trovato questa pochettina, questa io la adoro, pagata 2 euro, questa l'ho pagata un po' di più perché era nuova. Eccola qua, come vedete è nuova nuova, c'ha pure il cartellino, e all'interno è fatta così, è piccolissima, corta, ci sta solo il cellulare e manco le chiavi, tra un po' ci stanno. Sì, le chiavi ci possono entrare proprio a stento, e qui ci si può mettere il documento, qui ci si può mettere i documenti, scusi, oppure una pochettina e basta, cioè, insomma, così solo col cellulare bisogna mettere. Però è carinissima, mi piaceva anche per fare una foto, per fare le foto, per fare i miei, perché voglio fare un piccolo progetto con gli shorts, voglio vedere se ci riesco, fare qualche outfit con uno shorts, far vedere il vestito e poi basta, solo per far vedere il vestito, come gli abbinamenti. Mi piaceva fare questa cosa qui, che è più facile e più veloce da fare, e con qualche accessorio sarebbe bello fare queste cose qui. Quindi ho trovato questa borsettina veramente carina, mi piace veramente tanto, troppo troppo bella. La rimetto nella plastica perché non voglio rovinarla. E infine l'ultima cosa che ho preso è questa borsa qui di Carpisa, anche questa super usata, questa è proprio usata usata, però nuova, cioè nuova, ancora buona, diciamo, ancora dentro è utilizzabile. Anche questa gli ho dato una lavata bella abbondante, l'ho proprio messa nell'acqua, l'ho sciacquata, l'ho lavata letteralmente, perché ho detto no, la deve essere nuova, cioè pulita, ecco, bianca. Io cercavo questa qui, proprio la cercavo, una borsa così, perché me ne serviva una grande, fatta così grande, in questo modo qua, con le maniche e anche con la tracolla, perché queste qui io le uso per andare, per uscire tutti i giorni, e in più la volevo, dato che mi vestirò d'inverno, io mi vesto molto più di nero che colorata, d'estate mi vesto più colorata, ma d'inverno mi vesto di nero, e quindi questa qui mi faceva comodo perché stacca un po', perché è bianca e ha i dettagli neri e la parte qui dorata. Ha dentro una cernierina, di Carpisa proprio, vedete, Carpisa, non si vedrà mai, eccola qua, aspetta un attimo così la metto a fuoco, eccola qui, ha una cernierina all'interno, proprio come una borsa normale, ha la cernierina e le due taschine per mettere cellulare e quant'altro. È veramente bellissima, mi è piaciuta tanto, anche se è usata, stesso discorso della pochettina, anche questa la sfrutterò tantissimo, e poi quando si rovinerà la cestino, però intanto la voglio utilizzare, e l'odore è ancora buono, quindi è top. Adesso le ultime due cosine vi faccio vedere, anche la borsa, la borsa l'ho pagata 1 euro, anche la borsa. Allora, le ultime due cosine, sono passata dal cinese, dal negozietto cinesi, e da un altro, perché quella borsa l'ho preso in uno e questo l'ho preso in un altro, e anche qui ho fatto un affare, perché anche quel signore lo conosco e mi ha fatto un favore, mi ha fatto un ulteriore sconto. Stavo cercando un paio di scarpe, un paio di sneakers sportive, per metterle magari quando voglio uscire, non voglio essere troppo elegante, ma voglio essere un po' più comoda, però comunque voglio essere elegante, comoda e elegante. Ho trovato queste qui,
veramente belle, pagate 8 euro, costavano 14, lui l'aveva scontata a 9, me l'ha messa a 8, è stato veramente gentile. Eccole qua, questa è la scatolina, troppo bella, ed erano pure le ultime, sono andata proprio a fortuna, e sono queste qua. Guardate quanto sono belle, a me piacciono veramente tanto, hanno queste due righe proprio sportive così, però hanno la particolarità di avere questa riga glitterata qui, non so se riuscite a percepirla, adesso un attimo la metto a fuoco, non si vede tanto il glitter, però dal vivo un pochino sì, e ha questa striscia lucida, perché la scarpa in sé è opaca. È opaca la scarpa, come vedete, ed è bellissima, io le cercavo tantissimo, anche qui è lucide, e sono queste qua, cioè veramente belle, adoro, 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 non vedo l'ora di utilizzarle. Stesso discorso anche queste, le andremo a mettere in un lookbook che farò qui su YouTube, preparatevi, e queste qui sono le scarpe che ho preso, cioè sono stata veramente contenta, perché le scarpe ne ho buttate via tantissime e non ne avevo più, diciamo, disponibili da sfruttare. Ho le scarpe con i tacchi, ma al momento i tacchi li uso poco, li metto così per fare qualche video o qualche prova e poi non li metto, perché ancora non sono molto diciamo sicura a utilizzare i tacchi, ma più là li utilizzerò. E poi l'ultima cosa per questo haul che ho fatto io, sono andata da OVS, spinta un po' dalla curiosità, perché l'amica mia ci aveva fatto qualche acquisto, ho detto vabbè, fammici andare anche a me, che era da tanto che non ci andavo, e ho trovato questa chicca che potete vedere su Instagram, perché ho fatto la foto in spoiler se l'avete vista sapete che cos'è. È una palettina per salutare l'estate definitivamente, anche se siamo a ottobre inoltrato, volevo comunque avere questa palettina perché mi piace tantissimo, anche se io mi vesto di nero, comunque il trucco lo voglio colorato, e ho trovato questa palettina qui veramente bella con l'anguria, adoro, 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 il colore mi piace tantissimo, l'ho pagata 12 euro, costicchiata un po', però ne valsa la pena, è troppo bella, della Earth Revolution, che loro fanno delle palette veramente belle, ed è fatta così. Allora, il packaging parla da solo, troppo bello, i colori sono questi, adesso li vedete così, però dopo li vediamo dal vivo che sono ancora più belli, e la palettina si chiama proprio Watermelon, vuol dire anguria o cocomero, come lo chiamate, come lo si vuol chiamare, io lo chiamo anguria, ed è veramente bella. Allora, la palette ha i colori che mi piacciono tantissimo, i miei colori preferiti, il color menta, il color Tiffany e il rosa, tutte e due in un'unica palette, cioè troppo troppo bella. È fatta così, ve la metto dritta, qui c'è scritto extra tasty, ed è morbida, qui è il rilievo, l'anguria è il rilievo, non so se riuscite a vederla, ed è proprio un'anguria, cioè proprio anguria anguria, fetta d'anguria, ma masticata, morsa, anguria dritta e anguria a metà, troppo bella, cioè troppo troppo estiva, fresca, ti viene voglia di mangiarla, troppo bella. Ma i colori sono questi, un secondo perché mi ci vuole un attimo per aprirla, ho fatto fatica anche a vedere i colori, eccola qua, ci sono riuscita, strano, ci sono riuscita fortunatamente, e ci sta uno specchio grande e questi sono i colori, ve la giro un attimo, e ci stanno anche i nomi, troppo bella. Eccola qui, questa è la palettina, andremo subito a sbocciare adesso, tanto il video ormai è durato 3 anni, è durato tanto, tanto quando faccio questi video purtroppo durano tanto, è fatto così, questi qui sono i colori, e sono bellissimi, cioè non sono colori shimmer, glitterati, chissà cosa, ma a me mi piacciono lo stesso, perché posso usarli tutti i giorni, perché non è che tutti i giorni uno si mette i glitter, quindi se magari un giorno voglio truccarmi molto colorata ma neutra, diciamo normale, senza troppi fronzoli, con questa palette lo si può fare. Adesso andiamo a vedere i colori, perché può essere pure che sono anche extra. Allora, vi dico velocemente i nomi. Allora, Melon, Latte, Picnic, Scoop, Party, Sunshine. Oddio, aspetta, la ripeto. Melon, Latte, Picnic, Scoop, Party, Sunshine.
Quinch, Fresh, Pondside, Slushy, Quinch, Cube. Speriamo che avete visti. Sunshine, Quinch e Cube. Troppo troppo belli, adesso andiamo subito a provarli. Allora vado a provare intanto Cocktail, che è quello che mi incuriosisce di più, e anche Freeze, perché Freeze mi pare un colore un pochetto più acceso. Intanto questi qui saranno i due shimmer che andrò a provare. Wow, belli, bellissimi. Dai amore, metti a fuoco, eccoli qua, stupendi. Cioè no, sono bellissimi. Non sono, come ho detto, degli shimmer che spiccano perché sono glitterati, ma comunque sono luminosi. Guardate quanto sono luminosi. Questo rosa mi piace da impazzire. Troppo bello. Troppo. Adesso andiamo a vedere qualche matte. E qui ci abbiamo gli arancioni e i rossi, che sono i miei due colori preferiti per fare le transizioni. Infatti andiamo a provare Splash e Melonade, perché Picnic comunque è un arancione, quindi andiamo a provare questi. Poi da bagnati questi sicuramente renderanno ancora di più, perché sono bellissimi. Adesso vado a prendere Splash e Melonade, questo arancione qua scuro. Cioè i matte sono super mega iper pigmentati, guardate che bello. E questi sono i colori, un po' di colori di questa palette, veramente belli. Adoro, adoro, adoro. Troppo, troppo bella. Sono soddisfatta di aver preso questa, perché mi piace veramente tanto. Non vedo l'ora di provarla e di metterla subito alla prova. Bellissima, adoro. Questi sono tutte le cose che mi hanno regalato e tutti gli acquisti che ho fatto. Spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia questo video, che vi abbia dato qualche idea per qualche regalo oppure per comprare qualcosa per voi, insomma qualsiasi idea che vi può venire in mente, anche che vi abbia strappato anche un sorriso e che vi abbia anche trattenuto un po'. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciatemi tantissimo, fatemi tanti commentini, fatemi sapere qual è la cosa che vi è piaciuta di più di questo di questi regali che mi hanno fatto e di quello che ho comprato. Mi raccomando, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per non perdere i prossimi video. Noi ci vediamo alla prossima.